Riga e mezzo significa sempre tutorial di confronto. Voi vedete l'effetto che vi sembra uguale, ma in realtà oggi vi vado a spiegare come creare la base in tutti i suoi passaggi, se volete utilizzare delle creme, come crearla se volete utilizzare delle polveri, quindi cosa evitare di fare e in quale successione applicare i prodotti. Spero vi sia utile, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se preferite la parte di crema o la parte di polvere e vi lascio al tutorial. I colori li scegliete sempre voi, ma vi parlo di formulazione e punti di applicazione. Buona giornata, ciao amiche mie! I dubbi e le domande in questo periodo su ma devo mettere prima un prodotto rispetto ad un altro, li cerco di dissipare in questo video. Da questa parte me li vado a provare in crema, da questa parte me li vado a provare in polvere. Allora, gestione primer. Ovviamente l'idratazione già l'ho fatta, cerchiamo di andare direttamente al make-up. Primer, scegliete voi il tipo di primer che dovete passare, ne ho presi due a caso. E tiriamo fuori questo qui, che è in stick. Il primer va messo nello stesso modo da entrambe le parti. Quindi vado ad applicare il prodotto, che poi vado a stendere ovviamente perché non può essere lasciato così com'è. Il tipo di primer lo gestite in base, o meglio, lo scegliete in base al vostro tipo di pelle. Questo ad esempio è un minimizzante pori, ma ne potete scegliere di illuminanti, di mattificanti, di liftanti, quello che volete. Una volta steso il primer, consiglio lasciatelo asciugare sempre quel minutino, perché quando li applicate, soprattutto quelli fluidi, dovete lasciarli evaporare il più possibile perché non diventano performanti. Deve essere come il primer della parete, lo passate, lo lasciate asciugare bene e poi la pelle è pronta per accogliere il prodotto successivo. Se andiamo a fare una base completa, ovviamente dobbiamo passare il fondotinta. Il contouring, le terre, le ciprie, i blush si passano dopo, quindi fondotinta, a meno che non lo vogliate passare in polvere, stesso discorso va passato da una parte e dall'altra in questa fase. Prendo un fondotinta liquido, stesso discorso, in questo caso avreste potuto passarlo anche in stick, in mousse, BB cream, comunque un prodotto cremoso. Va passato quindi come secondo step, primer e fondotinta. Quando passate il fondotinta, ricordatevi che in questo modo lo andate a strisciare, quindi la copertura sarà inferiore. Se andate a fare questo e quindi picchiettate il prodotto, il pigmento sarà più presente e la copertura ovviamente sarà più alta. Ricordatevi che quando stendete il fondotinta di non andare vicino alla zona periculare, perché lì andrà un prodotto apposito. Il fondotinta è formulato per adattarsi alla mimica facciale e alla colorazione del nostro viso, il correttore invece per adattarsi alla mimica dell'occhio e coprire le varie discromie. Primer, fondotinta, andiamo con il correttore. Correttore potremmo utilizzare, se abbiamo delle discromie, prima il colore complementare che ci occorre. Io in questo caso vado con un arancio perché è un'occhiaia leggermente più bluastra. Vi ricordo che se avete invece un'occhiaia marrone, dovete andare, tendenzialmente marrone, andate su dei gialli che vanno a neutralizzare la discromia. L'arancio viene messo quindi dare un blocco cromatico all'occhiaia. E poi al di sopra andremo a porre il correttore invece pelle. Finora quindi i passaggi sono i medesimi, ovviamente sempre se li volete fare tutti. Vi ricordo che se il correttore lo passate in maniera tirata su tutto quanto il viso, avete bypassato questo tipo di make-up che è più lungo e più professionale, ma l'effetto funzionale del correttore messo dappertutto per uscire al volo va bene lo stesso. Prendo il correttore, in questo caso ristretto di neve, che devo dire mi sta piacendo molto, ne mettete pochissimo. Era questo che vi dicevo, che volendo mettete in alcuni punti e poi stendete con il pennello su tutto quanto il viso, dove vi occorre picchiettate di più, dove invece la copertura è più leggera tirate se andate di fretta. In questo caso con il correttore, posso anche tamponarlo con il polpastrello per scaldare bene il prodotto e farlo amalgamare, vado invece a illuminare la zona e quindi a togliere la problematica dell'occhiaia. La combo del correttore cromatico e invece del correttore che vi illumina vi va a rendere ovviamente la zona periculare più luminosa, più riposata. Quindi finora i passaggi sono i medesimi. Vi ricordo che se aveste voluto utilizzare un fondo in polvere, il fondo sarebbe stato invece uno step successivo, quindi se volete anche quello vi faccio vedere la differenza. A questo punto dovete andare a colorare, a sagomare e a illuminare l'ovale.
Come lo andiamo a fare? Di qua con le creme, di qua con le polveri. Se vado con le polveri, va da sé che qui devo prima necessariamente incipriare, di qua no. Usate la cipria che volete, io mi tiro fuori l'Aula Need così ho tutto qua e vado rapida. E per incipriare con il pennello vado a picchiettare nell'area lasciando che il prodotto aderisca e vada a settare la base che ho fatto. Settare significa fissare e asciugare. E a seconda del tipo di pelle che avete il fissaggio sarà differente. Per pelli miste vado a maggiormente premere di modo che si asciughi di più. Nella zona perioculare vi ricordo invece di andare in modo molto 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 leggero. Potreste utilizzare lo stesso pennello come sto facendo io, oppure prendere un pennellino più piccolo, prendere il prodotto, guardare verso l'alto e andare ad asciugare per bene. In questo modo vedete comunque già la differenza: quando il fondo non è fissato rimane più unto, di qua invece rimane bello opaco e fissato. In questo modo il fondo non si sposterà durante il giorno. Se non faceste il passaggio della cipria avreste due problematiche: uno, il fondo si sposterebbe durante la giornata e quindi avreste un effetto lucido. Stessa cosa, non aveste passato la cipria e foste andate con la terra e il blush dopo, vi si sarebbe creata una bellissima macchia, perché il blush, la terra, sono delle polveri. Quindi nel momento in cui voi non asciugate, prendete la polvere e andate a passarla sulla superficie di pelle dove avete passato il fondo, la pelle penserà: oh, questa polvere è una cipria, e quindi vi rimarrà una bellissima chiazza, perché la polvere andrà a attaccarsi alla componente più grassa del prodotto. Ora arrivano le differenze. A questo punto incipriato procedo di qua con le polveri. Utilizzate sempre quello che volete, ripeto, questa ce l'ho in mano e faccio prima. Vado a fare lo sculpting. Lo sculpting cos'è? È l'effetto di contouring che potete ricreare sul vostro viso per riportare la forma ad un ovale. Il contouring lo potreste fare con le terre, con i prodotti appositi da contouring. L'accortezza è che il prodotto che andate a scegliere non sia troppo rosso, perché altrimenti non risulterebbe un'ombra naturale del viso. Un pochino caldo sì, ma non eccessivamente aranciato come prodotto. Prendo la componente ombra, sbattete leggermente se avete paura e andate a passare il prodotto dall'attaccatura dei capelli in modo molto leggero verso il centro del viso in modo diagonale. Se avete un viso che invece va allargato perché è troppo lungo, cercate di passarlo più orizzontalmente. Non andate mai oltre la linea naso-labiale perché vi farebbe un effetto di viso sceso. Passo il colore quindi ombra che mi va a scavare il viso in polvere dopo aver incipriato e me lo vado a passare qui sul naso per stringerlo, almeno nel mio caso serve. L'altro punto dove si può passare è qua per scolpire maggiormente la mascella, e vi ricordo che è molto carino metterlo sulla tempia per dare otticamente un effetto di maggiore allungamento allo sguardo. Qui l'ho passato con la polvere, di qua invece me lo vado a passare con la crema, quindi scegliete voi, potreste farlo con un correttore più scuro, con uno stick contouring. Io oggi me lo vado a fare con questi, con i Distance Sponge, in colorazione numero 2. Prendo la componente più scura e che cosa vado a fare? Stesso discorso, dovete passarlo da qui in avanti senza andare oltre la linea naso-labiale. Vado a passarlo qui sulla tempia, vado a fare puff puff qui sulla fronte e qua sotto, oltre che ovviamente nel mio caso sul naso. Saliamo anche un po', che il mio naso è importante. Ora dobbiamo andare a stenderlo. Di qua abbiamo sfumato con un pennello in setola perché è una polvere, di qua vi conviene utilizzare pennelli invece da crema che è più corto perché avete un maggiore controllo sulla sfumatura. Qui non dovete andare con movimenti troppo aperti perché non dovete sfumare una polvere, dovete sfumare una crema. Quindi andate da qui verso l'alto picchiettando e tirando nello stesso modo e andate a ricreare l'ombreggiatura in crema sempre da qui verso l'alto. Stesso discorso, cercate di sfumare sempre verso fuori e ricordatevi come sempre, questo vale per le polvere e per le creme, che ad aggiungere il prodotto fate sempre in tempo, a toglierlo è un po' più complicato, quindi mettetene poco e aggiungete strada facendo. Anche qui l'area è stretta, quindi picchietto e basta. E qui picchietto e tiro verso fuori. L'accortezza che dovete porre sia nella polvere che nella crema è quella di non andare ad alunare troppo i capelli. Mi manca il naso. Vedete, rimango
molto concentrata nell'area, ovviamente. Qui vi potreste anche aiutare con il polpastrello, in realtà. Questo tipo di scelta, quindi la crema, è molto adatto perché è una pelle matura e perché è una pelle secca. Di qua invece è più adatto perché è una pelle da mista a grassa. Ora che abbiamo ombreggiato, andiamo a colorare, perché vi ricordo che ombreggiare significa creare un avvallamento, uno sgonfiamento, andare a sagomare il vostro viso. Colorare invece vi va a dare l'effetto salute e quindi è la colorazione della pomette. Illuminare invece tira fuori dei volumi e vi fa rimpolpare alcune parti. Vado quindi, a questo punto stavo di qua, faccio così e così, vado con un blush in crema. Nel discorso creme li potete utilizzare liquidi, li potete utilizzare, aspettate che recupero, vabbè, non ce l'ho nel vasetto, li potete utilizzare in stick. Stesso identico discorso, mai oltre la naso labiale, per evitare di correre il rischio di andare oltre la naso labiale, che è questa riga qui, fate sempre il discorso di partire dalla pomette e andare verso su. Quindi da qui faccio dei piccoli picchietti e vado verso l'alto. Non arrivo fino all'attaccatura dei capelli, quindi la differenza è che con lo scuro sono andata da qui in avanti, con il blush faccio il contrario, però senza accostarmi troppo all'attaccatura dei capelli, perché ci andrò in sfumatura. Il blush, stesso discorso della contouring. Se dovete allargare un viso, mettetelo più in orizzontale, invece per slanciarlo e per fare l'effetto liftant, soprattutto da qui verso l'alto, leggerissimamente sopra l'ombreggiatura che avete fatto con lo scuro. I due poi si andranno a fondere insieme, ma si leggerà sempre nella parte dell'incavo zigomale l'ombreggiatura, mentre subito sopra si leggerà la salute data dal blush. La colorazione ovviamente sceglietela voi, Io da qui vado verso fuori a sfumare con un pennello più piccolo, come vedete, e rimango sempre abbastanza concentrata nel punto dove l'ho passato, perché non devo andare a disperdere il colore. Fate il sorrisetto e andate verso fuori, leggerissimamente verso l'alto. Se vi serve, e io a questo punto metterei, aggiungete poco poco strada facendo. Ah, ovviamente potreste anche fare questo, Questo metterà meno prodotto, quindi se volete un effetto più intenso andate in questo modo, se no lo passate direttamente sul pennello. Vado di qua invece a passare il blush. Il colore lo scegliete sempre voi come volete. Vado a prendermi, ripeto sempre questa perché ce l'ho in mano, faccio prima, e prendo un pennello che invece è più ampio, più morbido, e io preferisco leggermente angolato perché è più semplice proprio la gestualità. Vado a sorridere sempre e parto ovviamente da qui e vado verso l'alto. Come vedete il posizionamento è sempre lo stesso. Essendo una polvere mi serve appunto la setola più larga per distribuire il prodotto e sfumarlo. Ma non vado mai oltre la naso labiale comunque. Ora andiamo ad illuminare. Ricordatevi sempre che di qua ancora non ho incipriato nulla, mentre di qua è stata messa cipria bene dappertutto. Vado a prendere l'illuminante con un pennello sempre da polveri più piccolino e lo vado a passare ancora sopra. Quindi immaginate di avere queste tre linee che si uniscono, si sfumano insieme ma non si sovrappongono. Si sfumano insieme, hanno i bordi che coincidono ma sono tre fasce completamente diverse. Quindi con l'illuminante andrò qui dove ci sarebbe la naturale rifrangenza della luce. Potreste anche passarlo ovviamente un po' sul naso e leggermente sull'arco di Cupido, ma vado a rovinare la riga. Di qua invece illuminante in crema. Dove lo andiamo a passare l'illuminante in crema? Lo andiamo a passare esattamente dove abbiamo passato quello in polvere, in questo modo. Che caratteristiche ha? Ovviamente, come vi ho detto prima, in questo caso per una pelle più grassa, per una pelle che invece tende a segnarsi di più, l'illuminante in crema, come vedete, rimpolpa maggiormente e segna molto meno. Quindi dovete essere consci della vostra tipologia di pelle proprio per scegliere il prodotto più adatto e performante per voi. Perché a volte sapete fare i passaggi, ma il prodotto che utilizzate è, non è adatto. Viceversa, a volte avete un prodotto fantastico che avete, per il quale avete speso un sacco di soldi, ma non è giusto per la vostra pelle. Quindi cercate di capire per bene di che formulazione di make-up avete bisogno. Ora di qua posso andare ad incipriare perché ho passato le tre componenti che hanno scolpito, illuminato e tonalizzato il mio viso. Quindi mi riprendo la cipria, che in questo caso può essere trasparente, sciolta, come volete voi, e vado ad asciugare quello che ho messo con le stesse accortezze dell'altro lato. E avendo utilizzato dei prodotti in crema, ovviamente asciugate per bene.
Come vedete, il risultato finale fondamentalmente è uguale perché dovete posizionarli nello stesso modo. La cosa che va a cambiare è il finish della pelle, che nel mio caso da pelle matura di qua, come vedete, è un pochino più segnato, di qua invece è un pochino più elastico. E se è estate, se è una giornata molto calda, io generalmente vado con le polveri. Se invece voglio un effetto molto più morbido, molto più coccoloso, vado con la gestualità della crema. Dipende da quello che voi scegliete, ma ricordatevi di passarli in questo modo, vale a dire di avere l'accortezza di passare tutte le creme prima della polvere e poi incipriare e fissare, mentre da quest'altra parte, se utilizzate un fondotinta e volete fare i tre passaggi con le polveri, incipriate per bene prima. Fatemi sapere se avete preferenze, cosa generalmente utilizzate e potreste anche fare un mix. Vale a dire, qualora voleste utilizzare uno di questi tre prodotti in crema, ricordatevi di fare la base, di utilizzare il prodotto in crema, incipriare e dopo proseguire con le polveri, come potreste fare la combo delle due, vale a dire fare tutti questi passaggi e dopo rinforzarli con le polveri sopra. Spero di esservi stata utile, fatemi sapere che ne pensate, se vi piacciono questi tutorial di paragoni e di consigli di questo tipo. Buona giornata, ciao amiche mie!